Ciao a tutti, io sono Piera e bentornati su questi schermi. Oggi siamo al terzo episodio del Book Grinch e come video di oggi ho pensato di fare un book tag. A me piacciono un sacco e mi piacciono da guardare, mi piacciono da fare, li trovo molto intrattenenti e anche molto simpatici perché in poco tempo si possono raccontare dei libri rispondendo a delle domande e questa associazione mi è sempre piaciuta veramente tanto. Ma bando alle ciance, cominciamo subito. Prima però di iniziare con i libri, vorrei introdurre una cosa nuova che vedo fare un sacco da una YouTuber che mi piace un sacco americana e lei appunto all'inizio di ogni video fa vedere la candela del giorno. Io non amo le candele, però amo il tè e quindi da più o meno d'ora in poi, quando riuscirò a incorporarlo nel video oppure quando insomma mi andrà, vi farò vedere il tè che sto bevendo in questo momento. In particolare oggi il tè che sto bevendo è nella mia tazza preferita con il mio copritazza perché così non mi scotto le mani. E il tè che sto bevendo oggi è questo qui, della Clipper, è uno dei miei tè preferiti, è un tè bianco con i raspberry. Io amo il tè bianco, amo i tè della Clipper, questo è uno dei miei tè preferiti, è buono caldo, è buono freddo, è veramente buonissimo. Ve lo consiglio molto se non l'avete mai provato. C'è del tè bianco della Clipper, almeno con i raspberry, con la menta normale, oppure c'è tipo con l'arancia. A me l'arancia non piace, però menta, raspberry e bianco normale sono pazzeschi, sono veramente buoni, io ve li consiglio tanto. Quindi, prima di iniziare, una buona sorsata di tè che non fa mai male, è veramente buono, io ve lo consiglio tanto, in più è profumatissimo, infatti quando lo fate lo lasciate in infusione in una stanza, tutta la stanza profuma di raspberry ed è una cosa bellissima, io adoro tantissimo questo tè. Comunque, iniziamo perché ci siamo dilungati anche troppo. Il book tag che faremo oggi è il Sono una lettrice maleducata book tag. Allora, l'ho visto fare da diversi booktuber e mi ispirava un sacco e quindi ho detto vabbè, facciamolo, è molto tranquillo e molto leggero, famolo anche noi. La prima domanda è Orecchie alle pagine, un libro che ti ha fatto svisionare ad ogni pagina. Allora, io questa domanda l'ho dovuta un attimo interpretare perché non sapevo bene come interpretare di svisionare, se bene o male, al che ho deciso di interpretarlo bene, ma anche bene con riserva. Ora mi spiego meglio. Io, come sempre, non riesco a parlare solo di un libro, ma devo parlarne di 70. In questo caso vi parlerò di due libri. Il primo che mi ha fatto svisionare molto bene, nel senso che praticamente ho sottolineato il libro intero, è questo piccolo pamphlet di Umberto Eco, Il fascismo eterno, di questo ve ne ho parlato in lungo e in largo, c'è anche un post su Instagram che vi lascio linkato qui sotto. Ne ho fatta una collezione di post su Instagram partendo da questo libro in particolare. È la trascrizione di un discorso che lui ha fatto davanti a un pubblico di ragazzi americani in un college. È molto molto bello. È un discorso del 25 aprile del 1995 e vi stupirà l'attualità di questo discorso ancora oggi. Si capisce che è stato pensato per un pubblico anche americano perché appunto spiega un pochino la storia d'Italia. Tutto il resto del libro è di un'attualità pazzesca e infatti questo è praticamente tutto sottolineato. È un libro che per me è stato importantissimo e mi ha aperto gli occhi su molte cose. E quindi io ve lo consiglio molto. L'altro libro invece che mi ha fatto un po' svisionare, per motivi un po' particolari, nel senso che non riuscivo proprio a capire dove andasse a parare una storia, è questo qui. Si intitola Dentro la maschera. Ci sono quattro racconti di questi quattro scrittori che vedete scritti in copertina. È edito Abbi Editore, casa editrice di cui vi parlo costantemente. È un libricino magnifico, è molto molto breve, la cura dei dettagli è la classica loro e io vi consiglio, se ancora non la conoscete come casa editrice, di andarla a sbirciare, trovate il link del loro sito nell'info box. E in questo libro qui c'è un racconto che mi ha fatto veramente andare fuori di testa, nel senso che non riuscivo a capire il significato della storia, proprio dove volesse arrivare l'autore. Quindi ho chiesto aiuto alla casa editrice che mi ha spiegato perché, cosa intendesse e quant'altro. Anche questo è un libro molto molto bello e ve lo consiglio molto, anche se probabilmente vi farà andare un pochino fuori di testa. Passiamo alla prossima domanda. Sottolineatura a penna, un libro che hai letto e ti è rimasto impresso per molto tempo. Allora, anche qui non potevo esimermi dal parlarvi di due libri, perché sono fatta così. Comunque, il primo di cui vi parlo è questo qui, La parte del colibrì di Pierre Rabhi, edito edizioni Lindau. È un piccolissimo discorso sul come ognuno di noi può fare la sua parte, può aiutare in qualche modo
l'ambiente e quindi scongiurare i cambiamenti climatici. Il titolo del libro deriva da una leggenda in cui si parla di questo colibrì che durante un grossissimo incendio in una foresta, nonostante le sue piccole dimensioni, cerca di dare una mano e un aiuto nello spegnere l'incendio. Questa metafora viene usata dall'autore del libro per farci capire che ognuno di noi, capendo quale sia la nostra posizione nel mondo, capendo quali siano i problemi derivati dallo sfruttamento, dall'economia che ha perpetrato l'uomo negli ultimi 60-70 anni, anche di più, dall'Ottocento in poi, con il liberismo, con il capitalismo, con lo sfruttamento pazzesco della terra per coltivazioni di massa senza biodiversità e quant'altro, quanto insomma ognuno di noi può fare la differenza e può cambiare il mondo, come esattamente sta cercando di fare il colibrì spegnendo l'incendio, pur nonostante sia molto molto piccolo. È un libro che mi ha veramente entusiasmato. Come sapete, e presumo avete capito ormai, queste tematiche a me interessano tantissimo. È un libricino molto molto piccolo, quindi lo si legge veramente in un soffio. Però mi è rimasto in testa moltissimo e io ve lo consiglio tanto. Poi l'altro libro invece che mi è rimasto veramente tanto impresso, non è proprio un libro, ma è una graphic novel che racconta una storia vera e attraverso gli occhi di una delle donne protagoniste di questi avvenimenti storici. Ve ne ho parlato su Instagram molto, ogni volta che Bao fa degli sconti io vi consiglio sempre di comprarlo perché sto parlando delle Malerbe. Questa graphic novel racconta la storia delle comfort women coreane, racconta proprio il dramma delle comfort women coreane, queste donne rapite, vendute dalle proprie famiglie perché non c'erano soldi, non c'era cibo, non c'era la possibilità di vivere durante l'occupazione giapponese della Corea e durante la Seconda Guerra Mondiale. Se non sapete di che cosa parlo, vi consiglio di informarvi sul tema perché sinceramente è una cosa che purtroppo non si studia a scuola. Questa graphic novel mi ha aperto gli occhi in una maniera pazzesca. È cruda, veramente cruda, è un pugno nello stomaco, ma è talmente scritta bene, disegnata bene, che io vi consiglio di recuperarla. Ed è un libro che vi rimane impresso per la vita, proprio questo vi rimane proprio impresso e non se ne va, non se ne va proprio, non se ne va. Bene, andiamo avanti con la terza domanda. Saltapagine, un libro che ti ha annoiato. Allora, qui il libro che mi ha annoiato e che sinceramente non ho neanche finito da quanto cavolo non mi stava piacendo, ma proprio noioso, non sembrava quasi che non arrivasse da nessuna parte, per mio modesto parere, perché so che questo libro è piaciuto tipo a tantissime persone. Sto parlando di Notti al Circo di Angela Carter. Io di suo ho letto e amato Figlie sagge, di un'ironia pazzesca, una storia bellissima, stradivertente, che vi consiglio tanto. Invece Notti al Circo mi ha annoiato da matti. Per fortuna non l'ho comprato, l'avevo preso in biblioteca, grazie a Dio, perché costano anche abbastanza. E niente, quel libro lì proprio non mi è piaciuto e mi ha annoiato tantissimo. Non so neanche perché, cioè la storia dal retrocopertina e tutto sembrava super interessante. Però poi leggendola non mi è piaciuta per niente, mi ha veramente annoiata e quindi niente, l'ho abbandonato e l'ho riportato in biblioteca. Quarta domanda. Libraccio, un libro che hai regalato o venduto perché non ti è piaciuto? Anche qui ce ne sarebbero tanti, però l'ultimo che insomma sono riuscita a dar via è Se Dio fosse una donna, non mi ricordo neanche di chi fosse, l'avevo ricevuto in scambio con una catena di scambi, però l'ho iniziato e mamma mia, che palle anche quello! E quindi niente, cioè mi sono proprio annoiata anche a leggere quello lì e sono riuscita a scambiarlo qualche tempo fa, cioè una settimana e mezza fa in realtà, però sì, proprio noia pura e per fortuna me ne sono liberata. Cioè, è brutto da dire, però per fortuna me ne sono proprio liberata e l'ho scambiato con un altro libro che mi interessa invece e che deve ancora arrivare, fra l'altro. Poi, quinta domanda. Wikipedia, un libro che avresti voluto leggere sotto forma di riassunto. E qui c'è abbastanza da ridere, perché il libro di cui parlo, e il libro in questione, anche questo non ce l'ho per fortuna cartaceo, è l'Odissea raccontata da Penelope, Circe e altri, oddio, non mi ricordo neanche più il titolo, l'ho scritto. L'Odissea raccontata da Penelope, Circe e Calipso e altre.
Sono arrivata a dove inizia il racconto di Circe, quindi mi sono sorbita quelli prima e non compratelo, non leggetelo, mio Dio. E la cosa divertente è che ho letto anche il riassunto e ho detto, oh, che bello, sembra interessante. L'Odissea è raccontata dal punto di vista delle donne. E oh mio Dio, no! Per la maggior parte del tempo mi è sembrato di leggere un Harmony, mi è sembrato di leggere solo donne ossessionate da Ulisse e sinceramente pensare alla maga Circe ossessionata da Ulisse oppure altre figure che compaiono nell'Odissea ossessionate, oh mio Dio, se se ne va io muoio, cioè questo era il livello, io ho tipo mollato, ho detto ma perché? 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 Cioè, a un certo punto ho detto, oh, vabbè, è piaciuto tantissimo. Magnifico libro, bellissimo libro, oh mio Dio, tutto bellissimo. Per fortuna avevo trovato tipo un'offerta su Amazon, sullo store di Amazon, perché ho il Kindle, che era per un periodo su Prime Reading, quindi non lo pagavo, lo prendevi in prestito e poi lo ridavi. Cioè, grazie a Dio anche di quello, perché veramente per me è stato un calvario. Ma veramente un calvario e non riesco a capire come faccia a piacere così tanto, perché vedo continuamente gente che lo osanna e a me non piace per niente. Non sono neanche arrivata perché una ragazza mi ha detto, boh, arriva alla fine, e alla fine la scrittrice spiega perché ha deciso di fare una cosa del genere. Io non ci sono arrivata, non ce l'ho fatta, ci ho proprio lasciato prima. Non riesco perché non riesco neanche a pensare a che giustificazione possa aver dato. L'ho restituito e basta. E non l'ho mai più ripreso in mano, e di quello avrei voluto leggere un riassunto e capire che era veramente così e non quello che mi aspettavo, perché ho perso tempo. Cioè, proprio mi dispiace, ma ho proprio perso tempo con quel libro lì. Andiamo avanti, invece, passando a una domanda un pochino più allegra e qualcosa di cui non mi stia lamentando. La prossima domanda è spoiler, un libro che ti è piaciuto talmente tanto da raccontarlo troppo. Allora, il libro in questione ve ne ho parlato. Presumo anche a voi esce dalle orecchie, l'ho nominato in continuo, però è un libro che a me è piaciuto tantissimo, l'ho regalato anche a una mia amica per la sua laurea perché penso sia un libro bellissimo e sapendo un po' cosa legge, presumo le possa piacere. Sto parlando di Cecil Beach di Ian McEwan, l'ho letto tantissimi anni fa, ma per me è ancora un libro magnifico. Racconta la storia di una coppia in crisi e c'è proprio il racconto della distruzione della loro storia d'amore, sì. Detto così sembra una cosa un po' tragica, lo è ed è bellissimo. Io ve lo consiglio tantissimo, è uno dei miei libri preferiti, veramente è magnifico, scritto da Dio, raccontato benissimo e niente, io ve lo consiglio tanto, ve lo consiglio veramente, veramente tantissimo. Passiamo alla prossima domanda. Wishlist, un libro che hai in wishlist da troppo tempo e ancora non hai letto. Qui un po' mi vergogno perché appena uscì io tipo, lo volevo tantissimo, ho provato a prenderlo in scambio, poi alla fine l'ho comprato e poi non l'ho letto, ma io non so perché, cioè, e tra l'altro è di una delle mie scrittrici preferite, è una scrittrice che mi ha accompagnato per tutta l'infanzia, quando poi ho scoperto che scriveva anche per adulti, cosa che però vi dico, i suoi libri per ragazzi sono bellissimi, leggeteli anche adesso. Sto parlando di Bianca Pizzorno, La vita sessuale dei nostri antenati, io questo lo volevo assolutamente tantissimo, l'ho preso, oh mio Dio, e poi è ancora lì, cioè è tipo qui da 3 anni. Io mi vergogno tantissimo perché lei è una delle mie scrittrici preferite e niente, questo è ancora qui. Io mi vergogno, però a questo punto, visto che me ne sono ricordata grazie a questo video, lo metto nei libri che vorrei leggere, tipo a breve. Quindi si sposta dalla libreria dei meandri fino alla libreria delle cose che vorrei leggere ora. Quindi praticamente da un posto all'altro in attesa di essere letto, poverino, mi dispiace. Prossima domanda. Acquisto compulsivo, l'ultimo libro che hai comprato. L'ultimo libro che ho comprato in realtà sono due e sono in lavorazione su Libraccio da una settimana. Sono pronti, li hanno trovati e sono ancora lì in lavorazione da una settimana. Sono un po' arrabbiata, però vabbè. Aspettiamo, non c'è fretta, non c'è assolutamente nessuna fretta. Vi dico solo uno dei due ed è L'algoritmo e l'oracolo di Vespignani. L'ho preso in prestito su Media Library per capire un attimo com'era, se mi poteva interessare ed effettivamente, oh mio Dio, siccome ne ho letto una parte lì, ho detto, boh, l'ho visto usato sul Libraccio, l'ho preso ed è ancora lì in lavorazione, quindi diamine, Libraccio, dammi il libro.
Comunque, questo è l'ultimo libro che ho comprato e non vedo l'ora che arrivi. Non vedo assolutamente l'ora che arrivi. Poi, prossima domanda. Pregiudizio, un libro che non ritenevi all'altezza e invece ti ha stupito. Qui probabilmente verrò linciata perché sì. Comunque, sto parlando di questo qui, Le ragazze nello studio di Munari di Baroncani. Io non avevo un buon rapporto con Baroncani prima di leggere questo libro. Non so, non mi piacevano tanto i disegni, non mi ispirava tanto lui come fumettista, ma semplicemente proprio a pregiudizio, ma veramente, perché non avevo mai effettivamente letto qualcosa dall'inizio alla fine di suo. E poi Bao Publishing mi ha mandato questo libro e mi sono ricreduta, ma ricreduta che è poco. Cioè, da quel momento ho amato tutto ciò che Baroncani ha scritto e ho letto, veramente bellissimo. Cioè, questo qui ve lo consiglio fortissimo. Ne avevo scritto un post sempre su Instagram che vi lascio in descrizione, ma se non l'avete letto, leggetelo perché è veramente bello. E una delle cose che amo di più di questo libro è questo. Parlando appunto di Munari, ci sono anche inserti particolari e questa scritto toccami accanto ed è vero, cioè se la toccate, non credo che si riesca a vedere dalla videocamera, però se la toccate è tipo di vellutino e boh, è bellissimo. In più ci sono degli inserti in carta semitrasparente, è veramente molto molto ben fatto, la storia è molto bella e quindi boh, mi sono ricreduta tantissimo su di lui e sul libro e ve lo consiglio. Ultima domanda. Macchia di caffè sulle pagine, un libro che avresti scritto in modo diverso. Allora, io non so scrivere, sono veramente negata e arrivavo al risicatino 6 alle superiori come voto sui temi, non sono brava a scrivere, quindi non so se, cioè non saprei dirvi se un libro lo avrei scritto in maniera diversa. L'unica cosa che posso dirvi per gusto personale, sto leggendo Sei di Corvi e come vi ho già detto nel video della TBR, avrei cambiato delle cose, cioè non avrei inserito per esempio dei cambi di tono così forti nei dialoghi, per esempio una persona prima parla in un modo, poi a un certo punto butta dentro delle parolacce che secondo me non ci stanno per niente, però quella è l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento, se no non mi viene in mente altro, insomma, ma sempre per mio gusto personale perché, come ripeto, io non so scrivere. Non ho mai fatto nessun tipo di corso di scrittura, non mi interessa neanche scrivere perché non è una cosa che sinceramente mi piace fare, anzi, io sono una di quelle persone che ha l'ansia da foglio bianco, veramente tanto l'ansia da foglio bianco. Questo è solo un parere che posso dare come gusto personale. Questo è l'unico libro che mi viene in mente. Bene, la terza puntata del Book Grinch finisce qui. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace. Se non mi avevate mai visto e questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, noi ci vediamo nella prossima puntata del Book Grinch in un nuovo video. Ciao ciao!